Stiamo vivendo un momento molto importante, bellissimo per la promozione dell'attività fisica, un momento che non ha precedenti storici. E questo perché? Perché i 53 governi dei paesi che compongono la regione europea dell'Organizzazione Mondiale della Sanità stanno preparando e stanno negoziando la prima strategia europea per la promozione dell'attività fisica. Questo è un unicum che sta avvenendo per la prima volta in Europa. L'Europa è una delle 6 regioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ed è la prima regione che andrà a dotarsi di questa strategia. I paesi si riuniranno a settembre a Vilnius nella loro riunione annuale, durante la quale ci aspettiamo che adotteranno formalmente la nuova strategia. La strategia apre molte opportunità importanti per la promozione dell'attività fisica. In primo luogo pone l'attività fisica come una disciplina e un ambito di politica per la promozione della salute indipendente e autosufficiente, non più per esempio subordinata alle politiche per la promozione di una buona nutrizione. Questo significa anche che si apre una maggiore possibilità e nuove opportunità per creare delle strutture a livello istituzionale e a livello organizzativo che portino la promozione dell'attività fisica più all'interno delle politiche e delle attività che vengono promosse dai ministeri della salute all'interno dei diversi paesi. Crea anche l'opportunità per portare le acquisizioni della ricerca che ci sono state in questi anni maggiormente all'attenzione dei decisori politici e quindi mettere in moto in maniera virtuosa un sistema di iniziative, di attività e di strumenti che ci aiuteranno negli anni a venire a valorizzare e promuovere l'attività fisica come uno degli strumenti più potenti che noi abbiamo per la prevenzione delle malattie non trasmissibili.